Ciao a tutti amici rossoazzurri, Catania Viterbese 1-0, terza vittoria di fila per il Catania. E molto bene, molto bene. Manca qualcosa ancora lì davanti, dobbiamo segnare di più, perché oggi il Catania ha giocato molto molto bene, ha concesso qualcosina alla Viterbese spesso su contropiede, ma proprio perché abbiamo giocato molto alti, con terzine spinti altissime. Jose spesso usciva subito per anticipare l'attaccante. Abbiamo concesso qualcosina, però Viterbese, a parte appunto queste ripartenze, soprattutto una su cui appunto l'attaccante ha chiaramente sbagliato, per fortuna Martinez ci ha salvato, non ha tenuto mai il pallino del gioco, che è sempre stato in mani nostre. Quindi il risultato secondo me giustissimo, anzi potevamo fare qualcosa di più lì davanti. Vi ripeto, Reginaldo qualche gol se l'è mangiato, oggi Giussotto è partito dalla panchina, ma la formazione ormai è sempre quella, e quando una formazione inizia ad avere un suo scheletro, avere delle certezze, essere sempre quella, vuol dire che è una buona rosa, vuol dire che l'allenatore non ha bisogno di cambiare, e infatti i risultati continuano ad arrivare. Terza vittoria di fila, non so da quanto che non facciamo tre vittorie di fila, davvero, forse da inizio anno, boh. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. E l'Alloio, gran gol, grandissimo gol. Probabilmente questa partita, per come si era messa, solo su calcio piazzato potevamo segnare. L'Alloio, quando ho visto quella punizione, ho detto, ma chissà che Jacopone si spara un suo gollettino. E vi ripeto, l'Alloio, da quando è stato 2021, è il miglior giocatore che abbiamo in questo momento. E da quando ha fatto quel gol col Foggia, un altro giocatore rispetto a quello della prima parte di stagione. Cioè, Dall'Oglio non ha fatto una grandissima prima parte di stagione, quest'anno, cioè nel 2021 sta giocando veramente bene, già 5 gol, è sempre più positivo lì davanti, ora batte pure i calci di punizione, tanta roba. Ho fatto ieri gli anni, quindi gli facciamo tutti gli auguri. E però veramente che giocatore Dall'Oglio, super Dall'Oglio oggi, super Dall'Oglio. Martinez, solida gestione, molto bene. Vi ripeto, a parte quelle 2-3 ripartenze in cui Catania ha rischiato, non abbiamo praticamente mai subito la Viterbese, ma proprio mai. Cioè la Viterbese non è mai venuta nella nostra metà campo a giocare. Quindi sono soddisfatto perché abbiamo tenuto veramente meglio il campo. Forse per gestione del campo, questa è stata forse la miglior partita, secondo me, ancora meglio che con la Cavese. Comunque affrontare una squadra più forte della Cavese. E vi ripeto, a parte quelle 2-3 ripartenze concesse, non abbiamo concesso assolutamente nulla. La Viterbese non è mai venuta a giocare nella nostra metà campo, nella nostra di rigore tantomeno. Quindi veramente benissimo oggi. Oggi ho visto anche un ottimo Pinto che invece anche lui, nel periodo in cui stavamo giocando male, era forse tra i peggiori in campo sempre, e anche lui oggi molto bene. Anche Calapai, idem. Piccolo sempre lì. Oggi bene pure Reginaldo, non ha segnato ma è stato più pericoloso, vi ripeto. È vero che è sembrato qualche gol, ma comunque lì davanti in area si è fatto sentire spesso e volentieri. Isco sembra essere un giocatore rinato con Baldini, quindi meglio di così non può andare. Questa squadra sembra completamente rinata, sono tre punti importantissimi, perché ora questi punti ci servono assolutamente per arrivare almeno quinti. Arrivare sotto il quinto posto sarebbe secondo me comunque un mezzo fallimento, almeno per le aspettative che avevo a inizio anno dissi, questa squadra secondo me deve puntare al quinto, dal sesto posto all'insù, ma visto come si è messa la stagione fino a gennaio, vuole arrivare almeno quinto, vuole proprio ad arrivare. Quelle davanti ormai vanno, il Catanzaro adesso deve ancora giocare col Biscei, ma penso che vincerà. Vediamo, vi ripeto, pensiamo a vincere queste ultime 4 partite che adesso rimangono, pensiamo a vincere e basta, e vediamo poi quale sarà la classifica a fine stagione, e poi da lì in poi penseremo ai playoff. Queste partite appunto a proposito di playoff sono importanti, perché dobbiamo assolutamente trovare questa quadratura, queste prove di squadra appunto, le formazioni, quindi provare più volte questa formazione per capire se questa squadra poi ai playoff può effettivamente essere la squadra ufficiale che porteremo ai playoff, perché non devono esserci dubbi, cioè ai playoff non voglio essere ai playoff con sapere chissà chi gioca oggi, cioè voglio che ai playoff giocheranno sempre gli stessi 11 tutte le partite, perché devono essere gli 11 titolari, gli 11 migliori della nostra rosa, messi nel miglior modo in cui il mister li possa mettere. E quindi vi ripeto, per me oggi ottima partita. Poi la Viterbese è una squadra che, non lo so, ogni anno sono sempre partite brutte quelle con la Viterbese. Ricordo 2 anni fa perdemmo 2-0 in maniera ridicola, in infrasettimanale, mi ricordo partite perse lì a Viterbo, quindi oggi la partita un po'
non lo so, mi puzzava. Invece, comunque, ottima gestione, altra ottima partita, oltre ottima partita di ottimo carattere. Anche Salah oggi, le solite sponde, la solita guerra in mezzo al campo. Vi ripeto, non posso dire nulla, ragazzi. Oggi molto bene, anche oggi, quindi sono contento. E sono già 3 partite di fila, il Catania continua a convincere con questo cambio di allenatore. Con i secondi ma non siamo da nessuna parte, però probabilmente Raffaele, sicuramente c'era qualcosa. Io vi ripeto, secondo me c'era qualcosa che era successo, perché non è possibile che fino a quando c'era Raffaele non correvano, adesso tutti i fenomeni sembrano. Secondo me c'era qualcosa che era successo col vecchio mister. Continuate a iscrivervi al canale, continuate a commentare i video, lasciate mi piace, il canale sta andando molto bene, iscrivetevi al canale, vi ripeto. Mi ha chiamato Baldini, mi ha scritto un messaggio prima quando è venuta a partita, ha detto di iscriversi, perché se non si iscrivono noi ai playoff non vinciamo, e hanno detto, neanche ci andiamo, ha detto così. Quindi vedete voi cosa fare, cioè se non arriviamo a 1000 iscritti neanche arriviamo ai playoff, quindi sta a voi decidere se iscrivervi o meno. Vi mando un abbraccio, un saluto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, appunto, iscrivetevi, e vi mando un abbraccio, sempre forza Catania.